è riuscita a fare un gol. Se non riesci a fare un gol è giusto che non partecipi e purtroppo non viene a giocare un mondiale bello come è stato in Russia. You're saying about the economic problems of Serie A and I'm looking at Juventus and thinking they're doing pretty well right now. Mario io l'ho conosciuto, l'ho cresciuto. Io non ho mai visto un ragazzo a 16 anni essere così forte. He does all those things like, you know, a selfie to celebrate the goal. No, sono cose, spero che faccia 3 gol a partita e continui a fare i selfie sotto la curva. Però Sergio Ramos per me in questo momento è il difensore più forte che c'è al mondo. Sergio Ramos though, Champions League final. Tutti sono sempre innamorati di quella palla che rotola su un campo. Do you think they are, you know, they have the steel balls and stuff? Maldini, Nesta, Stam, Couto, Mihajlovic. Oh my god, those were the players. Mi cantavano sempre figlio di puttana. Io sono orfano e non nessuno mai ha detto ah no, quella forma di razzismo. Hello everyone watching and listening to the Raw Take podcast. Today we are in the sunny city of Sochi in the south of Russia. Obviously the World Cup stadium where Cristiano Ronaldo faced off against Isco and many other matches were played. But the one team which didn't make it here was Italy. What is wrong with Squadra Azzurra? I'm going to find out with a very special player from the team. And today I'm delighted to be joined by Marco Materazzi, World Cup winner, scorer in the World Cup final. And we are now here in the city of Sochi, where the World Cup, the last World Cup was played. What brings you here, Marco? Intanto grazie dell'opportunità. Ho visto poco di Sochi, ma mi hanno spiegato tanto. È una città dove c'è tutto, a partire da questa delle Olimpiadi invernali, il Mondiale. La Formula 1, che è una città dello sport, quindi è bella, mi piace. And today you will be playing on a pitch made of beer cups essentially. How does that feel? Beh, è un'esperienza nuova, è la prima volta. Già per ciò che è stata fatta è una cosa molto importante. Oggigiorno nel mondo buttiamo la plastica senza sapere poi i danni che può creare. Invece grazie a Budweiser c'è questa iniziativa che può dare seguito a quelle che sono la plastica, riciclandola e dando l'opportunità a noi di giocarci sopra, ma magari anche in futuro nelle scuole o nei campi di calcio, averla così a fare il doppio uso e non sprecarla e non rovinare il mondo. Now Marco, we are sitting next to the stadium in Sochi where Cristiano Ronaldo played, where Spain played, where Croatia played, Russia played, but Italy didn't play. Why did Italy not make it to the World Cup? Why? L'Italia ha passato un periodo dopo il Mondiale 2006 dove probabilmente non si è ricostruito, non si è ricominciato con i giovani. E quindi ha dovuto fare uno spareggio, ha incontrato una Spagna nel girone molto forte e contro la Svezia. Non è riuscita a fare un gol. Se non riesci a fare un gol è giusto che non partecipi e purtroppo non viene a giocare un mondiale bello come è stato in Russia. Però magari dalla non qualificazione si è iniziata una nuova storia, un nuovo allenatore, tanti giovani già messi in campo, quindi quella è una grandissima opportunità. E ci sono giovani molto forti in Italia, secondo me, in questo momento. E c'è un allenatore che gli sta dando l'opportunità di giocare. Forse anche il periodo negativo economico del calcio italiano, dove tanti giocatori sono non scappati, però hanno preferito magari l'Inghilterra, dove è un campionato più ricco, la Spagna. Adesso ce ne sono di meno in Italia e questo dà la possibilità agli italiani magari di giocare in club importanti come Inter, Milan, Juve, Roma, Fiorentina. E questo dà l'opportunità alla nazionale di avere giocatori nuovi e giovani molto interessanti. It's interesting, you're saying about the economic problems of Serie A and I'm looking at Juventus and thinking they're doing pretty well right now. Do you think the Italian football is on its way back? Because now we see that the team is doing great. 8 goals in 4 games, really good record and playing interesting football. Do you think they are on the way up? Come ho detto, ci sono giocatori giovani che hanno voglia di emergere, forti sia tecnicamente che fisicamente. L'importante è avere avuto delle partite abbastanza soft contro squadre non di ranking mondiale importante
però fa sì che la squadra si inizi a conoscere. Fare 8 gol non è mai facile, perché in nazionale, quando tu arrivi, soprattutto se sei giovane, devi ricominciare sempre tutto da capo, riprendere fiducia, riprendere metodo, è un gruppo nuovo. Però sono abbastanza fiducioso perché, ripeto, c'è molto materiale con cui lavorare. Ci sono i vecchi che stanno cercando di far sì che i giovani si integrino perfettamente. What do you think of defenders this day? Now we look at the, you know, Italy has traditionally been a very strong defense, including you, including Fabio Cannavaro, including the legends, Baresi, you know, you name it. The defenders of Italy today, what do you make of them? De Siglio, the Rugani, like all those new young players. And of course Chiellini, the old guy in the center of the defense. Ma l'Italia ha sempre avuto una tradizione di giocatori a livello difensivo molto forti, Bonucci anche, adesso c'è Mancini dell'Atalanta che è molto forte. L'Italia è forte nei difensori ma anche nella tattica, almeno fino per tradizione, cosa magari che è differente per la Spagna, ma quello è un punto di vista, perché la Spagna ritengo ci siano due tra i difensori più forti al mondo, che sono Piqué e Sergio Ramos. Piqué adesso non gioca più in nazionale, però Sergio Ramos per me in questo momento è il difensore più forte che c'è al mondo. I recently spoke to the two legends of the Dutch game, Rafael van der Vaart and Pierre van Hooijdonk, and they told me basically that the Dutch national team has really changed, because before it was about attack, attack, attack. Right now the Dutch team has probably the best defenders in the world, Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, they're amazing guys. Does this mean that Italian team is also changing its style? Because right now you have Balotelli, Moise Kean, fantastic strikers, you know, all the front line of Italy looks great. Does it mean that Italy is essentially changing its style? Forse perché Van Hooijdonk e Van der Vaart non correvano per difendere, per aiutare i compagni. No, scherzo, una battuta. Io penso che la fase difensiva la debbano iniziare gli attaccanti. Se loro sono pronti al sacrificio, poi per il difensore diventa tutto più semplice. È vero che in Italia ci sono giocatori di qualità come Bernardeschi, Balotelli, Keane, Ken. Quindi penso che, ripeto, dipende tutto dall'attitudine che uno mette nella propria squadra. Adesso sta facendo molto bene, anche Chiesa stesso, uno che ha qualità ma corre tantissimo. There's one particular guy I want to talk about. His name is Moise Kean. The guy scored just recently, I think it was 3 goals in a week, 2 of them for the national team, the youngest goal scorer to score for the Squadra Azzurra. And is he the future of Italian attack? Ha fatto 4 gol nell'ultimo 10 giorni. È un ragazzo giovane, ma è molto forte, perché quando uno ha l'intelligenza di rubare i segreti dei campioni con cui si allena, e uno di questi è Ronaldo, che sicuramente alza il livello, e lui sta sfruttando al massimo le opportunità nel momento in cui gli altri non ci sono. Quindi complimenti a lui e sono contento per l'Italia. Moise himself said many times that Mario Balotelli is his idol, that he tries to follow him, but we all know that Mario Balotelli is a great player, but sometimes he does crazy things off the pitch. Do you think there's a danger that Moise Kean may step on the same path? Bah, non penso. Mario io l'ho conosciuto, l'ho cresciuto. Io non ho mai visto un ragazzo a 16 anni essere così forte come lo era Mario alla sua età. Evidentemente Ken ha un idolo importante. Mario è un giocherellone, non è un pazzo, è un bravo, un bravissimo ragazzo che gli piace divertirsi come tutti i ragazzi giovani. Ormai tutti nella vita possiamo sbagliare, però sbagliare penso che sia umano. Non ha mai fatto del male a nessuno, se non forse in alcune circostanze a se stesso. Quindi adesso sta facendo quello a cui gli piace, gol a Marsiglia, ha trovato un ambiente dove gli vogliono bene, dove c'è entusiasmo, c'è un grandissimo pubblico, e spero che possa veramente rimanere lì e contrastare il PSG, che in questo momento è la squadra nettamente più forte in Francia. Marco, but if you talk about Balotelli, he had a great career at Inter Milan, then he went to Manchester City, also won the title with them. After that bad stint at Liverpool, but now he's in France, he's scoring goals. Do you think it's the right championship for him, that France is Mario Balotelli's turf? Mario penso che può giocare in tutte le parti del mondo. Adesso ha trovato tranquillità in Francia, si trova bene.
e quindi spero che si possa divertire e possa continuare a vincere dei titoli, perché lui, ripeto, a 18 anni aveva vinto tutto: champion, mondiale per club, scudetti, Coppa Italia, Supercoppa. Quindi è giusto che torni ad alzare trofei, perché lo merita, anche perché gli voglio bene. But do you think, is he a great player or is he a little bit of a show-off? Because he does all those things like, you know, a selfie to celebrate the gold. No. Is that okay? Lui è così, è spontaneo, è semplice. Gli piace ogni tanto fare queste cose, ma non fa male a nessuno. Sono cose, spero che faccia 3 gol a partita e continui a fare i selfie sotto la curva, perché oramai anche il calcio, da quando sono entrati i social, è diventato anche show, no? Quindi ci può stare, ma ripeto, non ha fatto male a nessuno e non vedo perché non si debba criticare. There's another player I also want to talk about. His name is Jorginho. He obviously plays for Chelsea now, which some believe was a mistake because two very like-minded players in the heart of Chelsea midfield, N'Golo Kanté and Jorginho. But do you think he's ultimately the engine of Italian team? Ma Jorginho ha dimostrato a Napoli e con Sarri di essere un ottimo giocatore, con delle qualità immense. Aveva l'opportunità di andare a giocare con un altro grandissimo allenatore che era Pep Guardiola al City. Poi ha scelto il comfort zone, perché andare con un allenatore che ti ha cresciuto, che conosci i suoi metodi di allenamento e come gioca, ha preferito il Chelsea. Per la nazionale è un giocatore importante, adesso con Mancini che sta cercando di dare più qualità al centrocampo d'Italia, con lui, con Verratti e con Bernardeschi, quindi penso che possa solo che far bene. Ha fatto una scelta di andare via dall'Italia, però voglio dire, è andato in Inghilterra, in Premier League e al Chelsea, quindi tutto rispetto per lui. Now I want to talk about the boss. You played with Roberto Mancini, you know him very well. Fantastic time in England. Questionable time here in Russia, in St. Petersburg. Now he's in charge of the Italy national team. Fantastic couple of games for the qualifiers. Do you think he is, you know, reviving the national team? Mancini ha fatto bene ovunque, ha avuto grandissime opportunità, perché ha allenato la Lazio, ha allenato l'Inter, il Manchester City, il San Pietroburgo, squadre con grandissime potenzialità. Evidentemente il suo sogno era allenare la nazionale italiana, forse era arrivato anche il momento e ha fatto una scelta. Probabilmente in Russia non ha dato e non ha fatto quello che ha fatto in altre parti, però ripeto, ha avuto sempre grandissime potenzialità per poter esprimere il suo valore. Do you believe in him that he can actually win something with Italy? Because he's a winner, serial winner. Do you think he's going to win with Italy? Io spero, da italiano spero che possa vincere, che possa fare un percorso come l'abbiamo fatto noi, anche se non è facile, perché ci sono nazionali molto forti. Prendi la Francia, che già è forte, ha vinto un mondiale, e sono giovani. Prendi la Spagna, che sta ricostruendo, ma c'ha giovani molto, molto forti. Prendi la Germania, che adesso ha cambiato di nuovo. Tutta la Germania è quella che riesce a dire stop, restart, come è successo prima del mondiale 2006, nel 2002, se non erro. Hanno cambiato tutto e poi hanno detto vinceremo il mondiale nel 2014. Nel 2014 hanno vinto il mondiale. Adesso hanno tagliato e hanno ricominciato un percorso con una struttura molto importante, perché in Germania forse hanno fatto prima quello che adesso stanno facendo le altre nazionali, che sono l'Italia, la Francia e la Spagna. Quindi è già una metodologia appurata. E spero che adesso anche l'Italia possa ripercorrere quella strategia e quel percorso che hanno fatto anche le altre nazionali che poi hanno vinto. I want to move away from Italy now and talk about more, you know, about the modern football itself. Particularly about defenders, because back in the day when you played and I watched you very closely, you were named as one of the hardest defenders around. But do you think the defenders of today are hard enough compared to the times you played? Do you think they are, you know, they have the steel balls and stuff? Secondo me, quando se ti dico Maldini, Nesta, Stam, Couto, Mihajlovic, Cordoba, Thuram, Cannavaro, secondo me erano più strong quelli di una volta. Adesso sono forse più tecnici,
hanno diverse qualità, anche perché il calcio è cambiato. È vero che tu devi marcare anche gente come Batistuta, Ronaldo, Asprilla. Il calcio è diverso adesso, però non si può comparare quello che era 10, 20, 30 anni fa con quello che sarà oggi, domani e fra 10 anni. I tempi cambiano e cambiano le metodologie di allenamento, le tattiche, le tecniche. Quindi il calcio è bello per questo. La cosa che rimane è che tutti sono sempre innamorati di quella palla che rotola su un campo. Well, you're giving a very impressive list of the names that, you know, I listen to those names and I'm like, oh my God, those were the players, like Maldini, Nesta. Can you do the same list about the players of today? You know, like name one by one. Is that even possible? No, è possibile perché Sergio Ramos, Piqué, Umtiti. That's two teams only, Barça and Real. Koulibaly, Bonucci, Chiellini. Okay. So no Virgil van Dijk there? Yeah, Virgil is a fantastic player, in my opinion. Many people say that, you know, right now attackers are much more dynamic, they have much more speed. Do you think for defenders of today it's much harder to defend against strikers like that? Forse non hanno mai visto Ronaldo quanto correva. Ronaldo fenomeno. Correva tantissimo ed era molto tecnico. È normale che adesso quando incontri Messi, Cristiano, Salah, Mané, fai il segno della croce, devi sperare che tu sia al 100% e loro no, perché hanno tantissima qualità e tantissima velocità. Però ripeto, è il calcio che cambia, Mbappé, Neymar, è il calcio che cambia e è normale che uno si deve adeguare anche con gli allenamenti. Non puoi dire era più forte Pelé, Messi, Maradona o Van Basten o Ronaldo il fenomeno. Uno ha un'opinione ed è soggettiva. Quindi per me il più forte di tutti i tempi è stato Ronaldo il fenomeno, perché ho avuto la fortuna di allenarmici e di vedere quello che faceva anche dopo gli infortuni che ha avuto. Quindi immagino prima vedevo sui video e ti faceva innamorare del calcio. Ok, who is the best central defender in the world? Who is the best striker in the world? According to Marco Materazzi. Per me in questo momento è Sergio Ramos, il migliore. Centrocampista attaccante Messi, attaccante Ronaldo. Sergio Ramos though, Champions League final. I have to say I'm a Liverpool fan, so yeah. You know, still a lot of pain about it. I was there too. Let's go back to club football. Your former club, Internazionale. Still fighting for the Champions League spot. Nobody knows where it's going to happen. Do you think Luciano Spalletti is the right manager for Inter at this moment? In questo momento sta facendo quello che il risultato minimo, perché l'Inter penso che debba essere sempre nelle prime 3-4 per andare in Champions, perché per tradizione, per storia e per potenzialità del club. E la nuova proprietà sta facendo cose importanti. Sta ristrutturando tutto quello che era il vecchio e probabilmente vorrà fare lo stadio nuovo o io spero che rimanga San Siro nuovo perché è la storia del calcio. E hanno vinto ieri 4-0 fuori casa contro il Genoa e hanno secondo me un margine importante per poter partecipare alla prossima Champions League. Quindi in questo momento l'allenatore migliore è lui, poi non so quello che succederà a fine anno. But do you think it's even possible to compete with Juventus at this moment? Because the gap is, what, 15 points at the top now? I mean, Juventus are taking everything right now, right? Beh, sono di 15-20 punti di differenza. La Juventus ha fatto un percorso dove è riuscita a ripartire da zero, perché ha giocato in Serie B. E la società ha avuto la lungimiranza di costruire il proprio stadio, di creare guadagni, ricavi. E mano a mano comprai tantissimi giocatori. Penso che adesso non gli basti più vincere lo scudetto, ma devono pensare ad alzare un po' il livello, perché in Italia adesso non c'è una squadra che possa contrastare loro. Quindi devono essere bravi le altre squadre ad avvicinarsi e la Juventus a dover anche cambiare un po' l'obiettivo, perché lo scudetto sì è vero importante, ma dopo che ne vinci 8 è quello che devi portare a casa è la Champions League, che non è mai facile perché ci sono diverse squadre che potenzialmente la possono vincere. Marco, what do you think about you heard about the recent scandal with racism, Moise Kean and with Banucci making comments and it's all going. What do you make of it? Secondo me è uno scandalo il fatto che ci sia ancora il razzismo negli stadi.
però più che razzismo secondo me la vedo come ignoranza, perché a me mi cantavano sempre figlio di puttana, io sono orfano e non nessuno mai ha detto ah no, quella forma di razzismo, che è una forma di razzismo anche quella, e va condannata. È giusto condannarli, però è giusto prendere anche un esempio. Ok, se uno fuori dallo stadio non entra più, come è successo in Inghilterra, ci sono dovuti essere diversi problemi in Inghilterra quando c'è stata poi la legge per gli stadi, e adesso penso che almeno in Inghilterra non succede niente, poi quando vanno fuori qualcosa con i pub aperti può succedere di tutto, però ripeto, in Inghilterra sono molto più disciplinati anche per questo, sono state fatte delle leggi, fatte rispettare e uno si adegua, tanto è tutta la disciplina, tu devi insegnarla, non puoi dire ok da domani si fa così. Iniziamo anche dalle scuole, no? Perché oramai il mondo è multiraziale, oramai è tutto open, e non c'è differenza fra bianco, nero, giallo, rosso. Il razzismo è da combattere, basta. I agree, I understand everything you said, especially the last part, and I agree completely with you. Marco, my final question, I do this every time I do a show, I need predictions, because we still have a little bit of a season left. Okay, so who is winning the Champions League? Juve. You. Of course, right. Who is winning the English Premier League? I know that's a tough one. And you don't have to say Liverpool because I'm sitting here. Just Liverpool. Yes. Thank okay. you so much. Okay. But it's very important, the derby. Manchester derby. Oh, yeah. For you. Yeah, yeah. I'll be Manchester United all the way. Yeah. First time in my life. Yeah, okay, yeah. And finally, who is winning the Serie A? That's an easy question, right? Juventus. So you think Juve and Liverpool may play in the final? I don't know. Liverpool is like a bomb. Può succedere di tutto perché Liverpool è pericolosa. Forse è più pericolosa nelle due partite perché Anfield è pericoloso. Però c'ha buone opportunità anche Liverpool di poter fare la finale. Do you think Virgil van Dijk will help them? Because he's a fantastic defender. I mean, I'm biased obviously, but Virgil è incredibile. Un difensore, uno che vede il calcio come è capitato a me anche sabato scorso, l'ultimo weekend, quando si è trovato contro due giocatori, c'era la differenza tra vincere la Premier League e sperare di vincerla o perderla, e lui in contropiede ha fermato Sissoko, ha trovato il modo giusto per non far passare la palla a chi poteva fare gol. E quindi quello è stato molto bravo, e lì vedi un difensore che magari guarda anche la parte tecnica, capisce quanto forte è un collega, un giocatore come Virgil. È riuscito a portare la palla nel lato più debole, infatti non hanno fatto gol, e poi sul calcio d'angolo dopo Salah è riuscito a mettere quella palla in mezzo che ci sta alla torrete, che ha lasciato invariato il sogno del Liverpool di vincere lo scudetto dopo 29 anni. Marco, thank you so much. Grazie mille. Thank you for your time and good luck. Hope Italy makes it to the next Euros. Thank you.